Efficiente e furba sono due aggettivi che ho voluto dare a questa Captur Full Hybrid, perché oltre a lavorare molto bene la sinergia tra il motore termico 1.6, il sistema è quello di Clio, e i due motori elettrici, uno di trazione, l'altro più per sincronizzare il motore col cambio e fare da rigenerazione, ma in realtà poi nell'uso tutta questa complicazione si traduce in consumi in città molto interessanti, e poi lei è anche adatta per i neopatentati grazie al rapporto peso-potenza, il che la potrebbe far diventare l'unica auto di famiglia. Ma vi faccio vedere il frontale con i fari full LED non matrix e il radar degli ADAS, forse un po' patacca lì, ma voglio dire, nulla di drammatico, guida autonoma di livello 2 e vi anticipo che gli ADAS vanno molto bene. Taglio laterale è furba anche perché è lunga solo 4,23 m, quindi non è ingombrante, un po' alta, cerchi da 18 pollici e il taglio tre quarti posteriore comunque ammiccante con questi fari a C che a me non dispiacciono per niente. Vabbè, noi abbiamo la versione RS Line con gli scarichi finti, ma chi se ne frega, e vi faccio vedere il baule dove ha un'altra genialata. Vi lascio qua sotto scritti quanti litri e avete due dati, non tanto per i sedili abbattuti o non abbattuti, tra l'altro 40-60, quanto per il fatto che i sedili possono avanzare di circa 10 cm per dare un pochino più di spazio al baule, che ha un doppio fondo, o meglio un piano per portare tutto allo stesso livello di carica, dove troviamo il ruotino di scorta e un altro po' di spazio. Ma adesso andiamo a vedere lo spazio che c'è dentro. Ingresso keyless presente, tra l'altro non solo con pulsante ma anche tramite avvicinamento, si apre automaticamente e si chiude allontanandosi. Non abbiamo mocchettine qua nella tasca, belli i materiali con l'illuminazione anche qua nel filetto, e anche i sedili di questa versione RS Line non sono male, contenitivi ma assolutamente comodi, regolazioni manuali della seduta e display là con un po' di informazioni davanti alla plancia, belli anche i comandi sul volante a tasti. L'unica cosa è che di qua abbiamo gli ADAS, di qua abbiamo la possibilità di modificare le informazioni là sul cruscotto, di rispondere alla chiamata, ma l'odiato satellite è un pochino più piccolino qua, ma rimane. Bello questo tablet verticale, il sistema di Renault lo conosciamo, è completo, ma come vedete non è reattivissimo, non è velocissimo, la navigazione basata su TomTom comunque funziona bene e ci dà anche i prezzi dei distributori di carburante nelle vicinanze. Unica cosa è che è personalizzabile, ma anche qua se vogliamo personalizzarlo dobbiamo tenere premuto qua e avere un pochino di pazienza, però nel complesso mi piace. Climatizzazione con bene le manopole e qua le due prese USB a quale collegare i cavi per ricaricare il cellulare oppure CarPlay e Android Auto, perché ci sono ma non ci sono wireless. Faccio vedere qua un po' di divani, vanetti, grande il cassetto porta oggetti. A me piace questa parte in finto alluminio spazzolato, però mi piace il design. Vi faccio vedere anche qua alette parasole con la luce a LED e mi piace anche questa sorta di penisola, a volte magari qualche rumorino arriva da qua, ma voglio dire nulla di drammatico. Abbiamo anche l'ingresso per l'audio analogico e qua la presa accendisigari. I vani vanetti continuano qua in mezzo ai sedili e anche sotto al poggiabraccio c'è un bel vano. Vani che proseguono anche sotto la penisola, dove si può mettere tanta roba, e tutti i vani hanno dei tappetini in gomma che non fanno scivolare le cose. Io su questi sedili sto molto molto comodo, ma adesso vediamo Pietro dietro come sta, perché ovviamente abbiamo spostato il divano tutto indietro andando a rubare un po' di spazio nel vano bagagli, ma ti dico, pur essendo 4,23 m comunque con il sedile impostato sulla mia altezza di 1,90 m ci sto abbastanza comodamente. E anche per la testa, sì, devo stare, come sempre, un pochettino incassatino, però anche se sto dritto, sì, tocco, però alla fine ci si sta comodi. Ovviamente io sto comodo dappertutto e tantissimo spazio, se guido io che sono alto 1,62 m, bocchette per la climatizzazione anche qua dietro, due prese USB per la ricarica più l'accendisigaro. Ecco, male gli Isofix che sono dietro a queste zip un po' difficili da trovare, ma vabbè, mettete il seggiolino una volta e lasciatelo lì. Non abbiamo nessun tipo di bracciolo, ma devo dire, per la categoria, secondo me, bene dietro. E tra l'altro abbiamo le maniglie per solo gli occupanti dei posti posteriori. Andre, la città è
la casa di questa Captur. Sono d'accordo, perché riusciamo a fare 22-25 km con un litro di benzina in base alle condizioni del traffico. Ma poi il motore elettrico dà proprio una mano nelle condizioni di comunque ambito urbano, nel di vincolarsi comunque in tutte le situazioni, non hai quel ritardo classico del motore termico che tu tanto odi. E poi è la coppia subito, quindi sì, devi fare un sorpasso, schiacci. Non è un motore elettrico potente come potrebbe essere una macchina completamente elettrica, comunque sì, aiuta tanto. Tra l'altro a me è piaciuto il cruise control adattivo, perché arriva fino a zero, quindi in situazioni di coda comunque ti può aiutare anche in città. L'unica cosa che hai notato anche tu, il comportamento un po' strano, perché è molto comoda, tra l'altro silenziosa, senti quando vai in elettrico, va tanto in elettrico anche. Va tanto in elettrico e soprattutto anche in autostrada, quando non te lo aspetti, ogni tanto spegni il motore e ti dice vabbè faccio un chilometro elettrico, poi magari cala tanto la batteria, non ti dà una mano a riprendere, ma questo magari lo vediamo dopo. In assoluto in città funziona bene, è un sistema equilibrato, cruise control adattivo che tra l'altro ti aiuta a utilizzare un po' poco il pedale del freno, che anche qui ho trovato un po' spugnosetto, meno di Megane, però ha sempre questo feeling che non è bellissimo. Buona la frenata rigenerativa, due modalità B e D, non è una guida one pedal, però ti dà una buona rigenerazione in frenata. Io consiglio di usarla sempre in B perché alla fine è super comoda. Però l'altra piccola critica è sul raggio di sterzata, un po' ampio, e in città magari se dovete fare un'inversione a U o un parcheggio stretto, magari una manovra in più. Tra l'altro, a proposito di manovre, non mi ricordo se l'hai detto prima, ma in caso lo ripeto perché mi ha colpito davvero tanto. Queste telecamere 360, ok, grazie, ci sono le 360, però una telecamera un filino più definita avrei preferita. Comunque città molto confortevole, silenziosa, ma a volte ha un comportamento un po' strano, sentiamo un po' tanto le buche, è un po' secca. Entriamo nel tunnel fanaloso e leddoso, come piace a te. L'illuminazione è buona, sono dei buoni LED. Sì, gli manca il Matrix, ma fanno tanta luce. E ovviamente l'abbagliante automatico. Un po' stupidello. Però belle queste. Lucine LED, guarda che bella questa illuminazione leddosa, si può anche modificare. Mi manca un po' provare gli ADAS, però è giusto, abbiamo deciso che al volante ci stai tu, hai attivato il centraggio della corsia, togli le mani dal volante che qua c'è una leggera curva a sinistra. Funziona bene. Molto bene, molto bene, non fa le curve a raggio molto stretto, ma funziona bene. Anche il cruise adattivo tarato molto bene, però tiene un po' troppa distanza. Tiene tanta distanza, tra l'altro abbiamo il sensore dell'angolo cieco, anche molto utile, molto comodo. Sì, però si vede un po' poco perché c'è il pallino luminoso sullo specchio, un po' piccolino. Devi comunque guardare bene lo specchietto, sì, perché sennò non lo vedi. Però a 90 sento già qualche fruscio aerodinamico dagli specchi e dal finestrino qua. Vedrai dietro. Vedrai a 130. Vai a 110 intanto che siamo entrati in autostrada. Così sentiamo anche giù tutto l'acceleratore. Che questo lo facciamo fare al cruise, che comunque vedi è molto dolce, è molto educato nella sua accelerazione, non ti dà la frullata. Ma a me questo piace, funziona molto bene. L'unica roba che in Italia ti fregano, perché ovviamente sono quelli che si infilano. Ci vorrebbe tra i vari settaggi Italia, cioè settaggio Italia, cioè stai esatto, minima distanza per non fare l'incidente ma per non far entrare gli altri. 110 consumo? 18 km con un litro di benzina, ovviamente qua l'ibrido aiuta meno, però comunque è un buon consumo e i rumori aerodinamici sono un po' aumentati. Però adesso a 130 ci arrivi tu, dai, schiaccia sto acceleratore, giù tutto. Non ci abbiamo messo tanto, siamo a 130 adesso. Ora, perché abbiamo la batteria che ci aiuta. Tra l'altro c'è il kickdown che dà tutta la potenza del motore elettrico, però tu hai fatto l'accisa e l'hai seccata la batteria. Sì, infatti a metà della salita praticamente la batteria è morta e faceva davvero fatica ad andare su e il consumo è schizzato alle stelle, perché poverino il motore termico è poco potente. In discesa però sono andato quasi sempre elettrico, quindi alla fine compensi. Però se vuoi fare il sorpasso quando hai la batteria completamente scarica fai davvero fatica. In autostrada 16 km con un litro di benzina e i frusci si sentono un po' di più a 130. Sì, c'è parecchio rumore aerodinamico, soprattutto qua nella parte frontale del cruscotto senti proprio questo. Sì, non lo so, è fastidioso. E comunque in assoluto l'autostrada non è il suo habitat. Ogni tanto devi, il motore va tanto su di giri, entra anche un pochettino, perché se devi accelerare velocemente lei ovviamente va tanto su di giri, non è il suo habitat, è molto più cittadina, però non va male. No, va su di giri perché scala le marce, perché non ha il CVT. Sì, ma le scala a caso.
Adesso però metto il multisense in modalità sport. Ovviamente non abbiamo sospensione a controllo elettronico, si indurisce un pochettino il volante. Ti dico già, anche già in questa rotonda, che non soffre per niente il tiro rilascio, però quello che fa strano è che il rumore del motore non è direttamente collegato a quanto stai andando forte, o meglio, non sempre, in questo caso sì, però non sempre senti il regime di giri giusto e dici ok, sono a circa 100 all'ora. Ma perché tutti questi sistemi ibridi con tanti motori elettrici termici fanno un po' quello che vogliono loro, non esatto, quello che vuoi tu, cioè sono tutte macchine che non prediligono la guida sportiva. Assolutamente no. Però bene, perché l'handling mi sembra ottimo. Adesso qua voglio vedere l'appoggio e il destra sinistra. Come vedi l'appoggio non è niente male, comunque corica anche poco pur essendo una macchina appunto non particolarmente sportiva. E guarda qui, urca, la stai prendendo bella tosta oggi, eh? Anche zero, forzandola, il baricentro non è particolarmente alto e comunque si comporta molto bene. Adesso arriva la frenata. Frena anche bene. Qua, anche qua non ha fatto tanto beccheggio. No, infatti si è comportata molto bene. Frena forte quando c'è da frenare. Il pedale comunque risponde molto bene, nonostante, come vi dicevo, sia un pochettino spugnoso. Però la frenata è davvero buona. Bene, prima dicevi prezzi, parte da 26.700 euro, versione E-Tech, la nostra sui 30. C'è anche la versione plug-in, però 6.000 euro in più, secondo me no, non ha senso, totale, non vale la pena. La critica che avevamo fatto un po' in Megane, anche la Megane l'avrei voluta full hybrid, non plug-in, costa troppo. Paradossalmente, questo 145 cavalli, che ha quindi una quindicina di cavalli in meno rispetto alla Megane che ne aveva 160, sembra quasi che vada di più, non so perché. Vabbè, magari è proprio piccola, un po' più leggera. Comunque, però, efficienza del sistema Renault, ADAS sventarati al netto della troppa distanza del Cruise e Land andando cieco un po' fioco, e poi è adatta anche ai neopatentati, può essere l'unica auto di famiglia, è abbastanza versatile, anche in città non è troppo grande ma non è troppo piccola, insomma giusta, giusta. E poi visto che piacciono le macchine un po' alte, lei è un po' alta, quindi c'è un po' di guida alta. Contro, con batteria finita, poca potenza, sì. Sedili un po' caldi, sì, un pochino sì, nonostante siano in tessuto, quindi non abbiamo né pelle né alcantara, è un pochettino caldo. Però direi che sia io che sono basso, sia tu che sei alto, abbiamo trovato subito molto la nostra posizione di guida. E poi l'assetto a tratti morbido, a tratti duro, nel senso confortevole ma si irrigidisce sulle buche, forse questa è anche colpa del cerchio da 18. Però lavora bene, infatti con un cerchio di 17 l'assetto migliora non poco. Fate sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto nei commenti. Commenti nei commenti. Ciao. Ciao.